Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video ASMR. Ci tengo a precisare per chi non se ne intende molto bene che questi video sono dei video di rilassamento per dormire, quindi la mia voce bassa volutamente. Altra premessa, purtroppo so che la qualità di questo video non è altissima come al solito, perché di solito utilizzo altre fotocamere, però ho pochissimo tempo. Ho però pochissimo tempo e sto approfittando del fatto che in casa in questo momento non c'è nessuno. Non so per quanto durerà questa cosa, quindi ho deciso di approfittarne assolutamente. E visto che mi mancava tantissimo fare i video ASMR e so che mancava anche tantissimo ad alcuni di voi, ho pensato che a questo punto era meglio farne uno con una qualità leggermente inferiore piuttosto che non farne proprio. Penso che l'ultimo video che ho fatto risalga un sacco di tempo fa. Non ricordo nemmeno quale sia. E già qui, aiuto. Arrivo un po' in ritardo, però da una parte sono in ritardo, dall'altra almeno vi racconto realmente il mio Natale. E questo è il Christmas tag. Non faccio un tag tipo da anni, ma questo mi è piaciuto davvero tantissimo. Allora, quelle domande che le sto prendendo dal canale di Marle Fimo, che la ringrazio perché è una delle poche che le ha scritte in descrizione. Allora, prima domanda: film di Natale preferito? Io non ne ho tantissimi, perché in realtà negli ultimi anni non riesco mai, gli ultimi anni non riesco mai a guardare tanto la TV o comunque film, però ne ho visti alcuni, quindi ora ve li dirò. Un film che ho visto e che mi è piaciuto tantissimo, e l'ho visto quest'anno, si chiama L'aroma dell'amore, che parla appunto di una ragazza che ha un negozio di caffè che manda sempre il regalo a suo fratello, che, se ho capito bene, è un militare, appunto il suo caffè che produce lei, e lui lo regala a un altro militare che è solo. Da quel momento inizia una corrispondenza di lettere tra il militare amico del fratello e la ragazza, poi si incontrano e vabbè, nasce la storia d'amore. E poi, niente, ovviamente non trovo gli altri titoli. Se li trovo ve li scrivo, però non li sto trovando. Poi, seconda domanda: colore natalizio preferito? Sicuramente il rosso, l'oro e il bianco sono i tre colori che mi ricordano principalmente il Natale. Hai mai costruito un pupazzo di neve? Sì, tantissime volte dove abito io nevica quasi tutti gli anni. Ha nevicato anche quest'anno. E l'anno scorso ho anche fatto un vlog dove costruivo un pupazzo di neve con mia sorella e non si è mai troppo grandi per giocare con la neve. Comunque sì, ne ho costruiti tantissimi, più o meno belli, però li ho costruiti. Puoi comprare un solo regalo, a chi lo faresti? Io, voglio vincere facile, lo farei a tutta la famiglia, quindi un regalo unico, così non lascio indietro nessuno. Non saprei proprio scegliere, perché in realtà tutta la mia famiglia è meravigliosa e quindi si meriterebbero tutti un regalo. E quindi non voglio neanche scegliere perché no, non è giusto, quindi lo farei uno unico per tutti, magari spenderei anche un po' di più, lo farei grande per tutti. Apri regali alla vigilia o la mattina di Natale? Allora, fino a quando ero più piccola,
il periodo di Babbo Natale, per intenderci, li aprivo la mattina di Natale. Da quando so che appunto non me li porta più Babbo Natale, a me perché evidentemente sono troppo grande, non so chi stia guardando questo video, li apriamo principalmente li apriamo mezzanotte. E poi in realtà, siccome mio fratello festeggia con me di solito il 26, quindi il 26 a Santo Stefano, apriamo anche regali a Santo Stefano. Però solitamente li apriamo a mezzanotte, il 24, dopo il cenone. Noi facciamo il cenone sia alla vigilia che il mega pranzo, che poi anche a Santo Stefano un altro pranzo, perché appunto viene mio fratello, quindi diciamo che li apriamo dal 24 in poi. Cosa ami fare durante le vacanze di Natale? Allora, in realtà quello che mi piacerebbe di più fare è stare davanti al caminetto, visto che ce l'ho, guardarmi il film, bere la cioccolata, mangiarmi un po' di popcorn e quelle cose tranquille. In realtà non ho mai il tempo per farlo, quindi ogni volta durante le vacanze di Natale lavoro, recupero lavori indietro. Cucino un sacco con mia mamma, cuciniamo solo noi due, perché mia sorella non cucina molto, mio papà a volte ci dà una mano, mia nonna ormai ha 96 anni e non cucina più. Però mi piacerebbe anche andare in giro, qua da me fanno davvero un sacco di villaggi di Natale con lucine, vengono anche da tutta Italia per vederle, solo che purtroppo negli ultimi anni non hanno più fatto niente e sappiamo il perché, purtroppo questo periodo ha bloccato anche queste cose. Il desiderio natalizio più grande, quello sicuramente di riuscire a passare, ce la farò, un Natale tranquillo, senza preoccupazioni, dove appunto riesco davvero a prendermi dei giorni di pausa totale da tutte le attività normali. E poi sicuramente quello che tutta la mia famiglia riesca a rimanere sempre riunita. Il mio sogno è quello di ritrovarci con anche tutti i parenti un po' più lontani che non abitano con me, soprattutto quelli olandesi che non vedo praticamente mai, perché non lo sapeste, mio papà è olandese, mia mamma è italiana e io sono una metà, e quindi ho tanti parenti che non abitano in Italia, ma poi anche rivedere tutti i parenti che abitano in Italia, che però abitano comunque lontani, non abitano con me, e sappiamo che con l'ultimo periodo non è più fattibile, quindi sicuramente ritrovarci un po' in famiglia. L'odore che ti ricorda di più il Natale? Beh, sicuramente la cannella, il profumo del panettone, del pandoro. Quindi sì, questo diciamo che è l'odore principale del mio Natale. Piatto natalizio preferito. Allora, qui ce ne sono tantissimi e ho tante tradizioni, io ci tengo molto alle tradizioni. Sicuramente un piatto che non posso non citare è il patè. In generale il patè è quello, ce ne sono due, quello azzurro e quello verde della marca, se non sbaglio si chiama Johnson, ve lo scrivo qui, che praticamente da quando sono piccola mangio quei patè. Ormai in Italia li trovo solo all'Esselunga, sono introvabili, però sono buonissimi e penso che il Natale senza di loro non sia Natale. Poi comunque mi piace mangiare tantissimo. Aspettate, perché qua cucinano un sacco di cose. Vabbè, i gamberetti in salsa rosa, l'insalata russa, salatini di tutti i tipi. Che altro mangio a Natale? Le olive, quelle ripiene, buonissime. Che altro c'è? Mangio sempre un sacco. Il cappone con le patate. Mangio sempre tantissimo a Natale. Prendo sempre qualche chilo. Infatti quest'anno ho preso 3 chili. Mi rimetterò un po' a dieta. Comunque sì, ho preso un bel po' di chili. Ho preso un bel po' di chili. Quest'anno ho mangiato veramente tantissime cose. C'è anche il polpo in insalata, le capesante, le sogliole. Che altro c'era? Ho mangiato veramente tantissimo. Mi piace tutto, quindi volevo anche vincere facile.
E poi io la cosa che adoro di più del Natale sono gli avanzi, cioè quando i giorni dopo tu hai la scusa per mangiare tantissimo perché mica puoi buttare tutte quelle cose buone e quindi hai la scusa per mangiare tantissimo di tutte e di più, tutte le cose dei giorni prima e da noi non avanza mai quasi niente. Prodotti, make-up, must have che non possono mancare il giorno di Natale. Allora, devo dire la verità, cambia di anno in anno. Nel senso che non sempre ho il tempo di truccarmi, proprio perché cucino tanto, chi tra di voi cucina tanto mi capirà che c'è chi arriva a tavola tutto imbellettato perché si è svegliato la mattina e l'unica preoccupazione è quella di farsi la doccia, truccarsi e vestirsi, e chi come me cucina un sacco, come me e mia mamma, che è già tanto che al tavolo ci arrivino in piedi e non esauste a terra. Quindi, allora, se ho tempo. Questo più o meno è il trucco che faccio, quindi rosetto rosso, un po' di illuminante, un po' di contouring, gli occhi sempre truccati, ciglia finte quando riesco, altrimenti un po' di correttore, un po' di mascara e via. Diciamo così. Anche se in realtà io vorrei stare ore a truccarmi, non sempre ci riesco, sono umana. E quindi ecco, tra l'altro indosso gli orecchini a forma di Babbo Natale, non so se si vede. Vediamo un po'. Questo è un regalo di mia mamma di Natale, me li ha regalati appunto a Natale e quindi oggi per questo video ho deciso di indossarli. Il rossetto che indosso lo adoro, alcuni potrebbero essere tratti in inganno, pensando che sia il Ruby Hoodie MAC, che in realtà è il suo dupe che è di Wet n Wild e costa tipo 2 euro. Ve lo dico, perché sicuramente qualcuno se lo chiederà e mi capita spesso questa domanda, per questo lo dico. Se volete sapere il nome scrivetemi un commento qui sotto che vado a prenderlo perché è un po' complicato da ricordarlo, però vi dico già di che marca è. E nulla, questo è il tag di Natale, tra l'altro. Diciamo che volevo fare questo tag da un'infinità di tempo, tipo da tantissimi anni, e poi non ho fatto in tempo, e anche quest'anno in realtà non ho fatto in tempo per Natale, però mi sono detta basta, filmalo adesso, tanto siamo ancora nelle vacanze natalizie. Quindi ecco qui il Christmas tag. Passano un sacco di macchine. Io non so, qua non finiscono mai, non so da voi com'è la situation, ma qui è così. Sono in ginocchio sul pavimento e mi sto spaccando le ginocchia. Comunque, torneranno più video ASMR, promesso, io li adoro. Adoro sia farli che ascoltarli. Cioè, vedo più video ASMR al giorno rispetto a video di altri tipi. Ecco. E quindi buone vacanze ancora a tutti. Ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.